schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch per passare le auto, ancora più semplificato ragazzi. Alcuni si lamentavano perché non riuscivano a trovare un punto dove c'era, dove gli facesse l'animazione, e diciamo ho tentato di semplificarlo ulteriormente. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi passa l'auto, e il vostro amico dovrà avere un'auto con cui spingervi ovviamente. In questo caso sta usando un'auto del CEO, e in più voi dovrete avere un'auto di strada e dovrete avere il centro operativo mobile posizionato in maniera tale che faccia l'animazione. E dentro il centro operativo mobile ragazzi ovviamente dovrete avere una LG RH8. Io ho questa LG qui, ma perché la voglio buttare e non mi serve ragazzi, quindi voi abbiate una LG RH8. Come avete visto ragazzi, crea l'animazione. Quindi a questo punto passiamo al glitch ragazzi. Il glitch è ancora ulteriormente semplificato e adesso andremo a vedere perché. Io prendo l'auto di strada ragazzi e me ne vado davanti alla base operativa e faccio comparire la scritta base operativa piena ragazzi. Allora, nel vecchio glitch in precedenza il nostro amico doveva spingerci fino al pallino azzurro oppure agganciarci con il cargo, bob e cazzi e mazzi. Qui non è necessario, basterà che il nostro amico ci allontanerà un poco dalla base operativa, come avete visto. Servirà che ci tamponerà un paio di volte e ci porterà lontano, dopodiché premeremo X per accettare il messaggio di base operativa piena e aspetteremo che comunque il nostro amico venga vicino a noi con l'auto che noi vogliamo prendere. Quindi una volta che saremo dietro il centro operativo mobile faremo comparire la freccia e come nel vecchio glitch andremo a premere freccia destra, accetteremo il messaggio di centro operativo pieno ovviamente con X e dopodiché premeremo triangolo, freccia destra, X per accettare e triangolo, triangolo. Quindi come vedete il personaggio sale nell'auto, ci sarà questa sorta di animazione ma noi resteremo a terra e automaticamente ci sarà un lag che ci porterà dentro al centro operativo mobile con l'auto del nostro amico ragazzi. Il glitch veramente ho tentato proprio di renderlo ancora più semplice, che più semplice di così non si può ragazzi. Usatelo anche come glitch dei soldi perché diciamo tutte le targhe vengono pulite, quindi ogni auto ha una targa diversa e penso che sia abbastanza buona come cosa. Detto questo ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.